Ben ritrovati in diretta con Mattina 9, adesso parliamo di cultura, parliamo di Napoli, parliamo di San Gennaro, il patrono il cui museo sta facendo sempre più proseliti perché arrivano turisti da tutto il mondo, anche i napoletani sono curiosissimi di scoprire l'animo di questo grande santo che racconta bene poi il carattere della nostra città. Un museo che peraltro porta con sé un'iniziativa quest'anno importante, cioè la possibilità di ingresso ai cani, un motivo anche per incentivare, per foraggiare quel turismo importante per la nostra città, e ne parliamo pertanto con Paolo Iorio, che è il direttore proprio di questo importante museo di Napoli. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io direi di partire con la novità, quindi gli animali, sì, i cani hanno allora, la possibilità, diciamo, di... Diciamo che già c'era un accesso libero ai cani, perché quando i turisti chiamavano al museo per avere notizie se potessero entrare gli amici a quattro zampe, ma non solo cani e gatti, a volte anche uccellini, abbiamo sempre detto sì. A questo punto ufficializziamo questa iniziativa, cerchiamo di diventare il primo museo in Italia che possa fare una cosa del genere a livello degli altri musei europei, e devo dire che l'iniziativa ha riscosso un grandissimo successo, sia perché molti turisti vengono in città accompagnati da quelli che ormai fanno parte integrante della famiglia, cani, gatti sono proprio essenziali di molte famiglie e sono spesso lasciati o in albergo o da amici o da parenti o al di fuori delle strutture, quindi tanto vale che vengano all'interno, ovviamente col buon senso dei loro accompagnatori, dei loro padroni, al guinzaglio ovviamente, e con il piacere di poter fare una visita in maniera molto, molto serena. Quanti turisti invece solitamente restano fuori quando decidono di visitare, ecco, questi luoghi che sono eccellenza, il patrimonio della nostra cultura? Non ho una statistica, però sono molti quelli che si lamentano di non poter accedere nei luoghi pubblici e in particolare nei musei con i propri amici a quattro zampe. Figuriamoci poi quanti sono quelli che restano a casa e di cui non sappiamo nulla, perché molta gente è legata naturalmente al proprio animale, per cui non tende a uscire di meno. Ecco, questa è una possibilità anche per quei turisti, anche i turisti napoletani. Anche i turisti napoletani che lasciano, non devono lasciare a casa il proprio cane. Abbiamo creato anche un'area dedicata proprio agli amici di quattro zampe, con la possibilità di cibarsi, anche con un cibo particolarmente sano e con l'acqua. E poi ai padroni vengono distribuiti anche dei kit di cibo. Intanto stiamo vedendo appunto delle immagini che mostriamo al nostro pubblico di Mattina 9, non solo, ecco, questa particolarità, ecco, questa novità che tende sempre a promuovere la bellezza della nostra città in termini di cultura, ma adesso addentriamoci proprio nel vivo del museo. Quali sono le attività, come riesce ad attirare e attrarre centinaia di visitatori, anche per esempio in occasione della festività di Halloween che c'è stata, ecco. Come si pone il museo in quest'ottica? Il museo... Come fa la differenza? Allora, il museo è un museo molto giovane, ha solo 14 anni, nonostante esponga oggetti che sono oggetti capolavori, che sono la storia della città trasversale dal 1305 ai giorni nostri. Essendo un museo giovane, ha comunque tutti i meccanismi della comunicazione, fondamentale, non è un museo statico, non è un museo molto dinamico, che è andato anche al di fuori della città di Napoli per promuovere Napoli e la stessa struttura, e poi nello stesso tempo ha una elasticità notevole anche nell'allestimento e iniziative che riescono ad essere al passo dei tempi. Oggi i musei devono fare marketing culturale, devono sostenersi, noi non abbiamo finanziamenti pubblici, viviamo solo dei visitatori, quindi dobbiamo muoverci come se fossimo un'azienda per dare sostenibilità al museo. Molto importante quello che dice, ci torneremo tra un secondo. Intanto, con l'ausilio delle immagini, le chiederei un po' di raccontare quelli che sono gli elementi preponderanti di questo museo. Abbiamo visto una serie di oggetti, abbiamo visto una serie di opere. Ecco, descriviamole anche un po' per accattivare l'interesse del telespettatore. Beh, cominciamo a stabilire che questo è un museo che non appartiene né alla Chiesa né allo Stato, appartiene alla città di Napoli per un voto della città di Napoli. Straordinario, i napoletani
cani sono fantastici, perché nel 1526 vi erano tre flagelli che stavano distruggendo Napoli: la guerra angioina e aragonesi, il Vesuvio e la carestia. I napoletani fecero un voto: se avessero fatto terminare questi tre flagelli avrebbero dedicato una nuova cappella a San Gennaro. Ma non si fermarono qua, la genialità dei napoletani è andata oltre, andarono da un notaio e fecero un atto notarile con un santo morto 1300 anni fa, nei quali i rappresentanti degli antichi sedili della città, l'antico governo, si impegnavano a costruire con i propri soldi la cappella del tesoro di San Gennaro. Sembra una leggenda, in realtà è storia. Unico al mondo. Certo. Che cosa è accaduto? Che grazie alla deputazione, grazie a quest'ente sui generis, si è arredata e costruita la cappella, che è un gioiello universale dell'arte. Si è fatto in modo che tutti i doni dei potenti, dei papi, degli imperatori fosse custodito, tant'è vero che il tesoro di San Gennaro va dal 1305 ai giorni nostri ed è intatto, perché non ha mai finanziato alcuna guerra. Questo ha portato ad avere la storia dell'arte visivamente sotto i nostri occhi. Noi vediamo che dal 1305 ai giorni nostri l'evoluzione della storia dell'arte, con la più importante collezione di argenti al mondo di scuola napoletana, la più importante rappresentazione diciamo plastica delle figure, fra cui i famosi santi, 54 santi. Anche qui i napoletani sono geniali, perché San Gennaro è uno dei protettori di Napoli, ma ve ne sono 54. Ognuno con la propria delega, perché i napoletani hanno pensato che i loro guai fossero talmente tanti che San Gennaro non ce l'avrebbe fatta. E le statue d'argento sono qualcosa di incredibile, di unico. Una ricchezza comunque. Sì, assolutamente. Quelle che stiamo vedendo. Sono il frutto di un'altra grande intuizione napoletana, il Borgo degli Orefici, nata grazie a Carlo D'Angiò, che ha regalato il busto di San Gennaro. Bene, questi busti sono quello che diventata una scuola, la collaborazione fra gli orafi e i grandi artisti del tempo. Per farsi concorrenza hanno utilizzato i migliori artisti, i migliori pittori per i bozzetti delle statue, i migliori scultori per il calco. Risultato: oggetti straordinari di una bellezza incredibile. Attrazione per i turisti. Sappiamo che la nostra città, il nostro capoluogo partenopeo, ultimamente registra un numero molto elevato, quasi esponenziale, di turisti stranieri. A questo punto io le chiedo, ma numericamente c'è un punto preciso storico, no? Contestualizzato dal 1300, ecco, si visita il museo di San Gennaro, ma oggi in questa evoluzione e considerando il maggior flusso di stranieri a Napoli, quanti visitatori fa il museo di San Gennaro? Sono più quelli stranieri o ancora sono presenti i visitatori napoletani? Allora, napoletani sono una media più bassa rispetto a quelli che vengono dal di fuori, quindi coloro che vengono da altre città d'Italia e stranieri sono superiori ai napoletani, ma diciamo che è una pigrizia congenita di tutti quelli che abitano le città d'arte. I romani non conoscono spesso i musei vaticani e così gli altri, perché sappiamo che sta vicino. Che sono lì, possiamo andare quando vogliamo, insomma. Questa è un po' la storia di tutte le città, forse Napoli poi in particolare, però adesso ci stiamo aprendo un po' di più, no? Sì, a conoscerla, sì, perché ci sono delle iniziative come quella che stiamo presentando oggi che favoriscono un po'. Ecco, sì, c'è finalmente un senso di appartenenza alla città, finalmente un recupero di orgoglio della bellezza e della cultura, e tant'è vero che se si stanno avendo questi risultati è perché la città è un museo aperto, con all'interno contenuti straordinari, bellezze geografiche straordinarie, ma soprattutto quello che è il dato caratteristico è la napoletanità. Questa parte che abbiamo sempre considerato deterrente invece sta diventando il motore principale anche, c'è la consapevolezza anche di voler conservare e preservare la nostra memoria. E di non andare soltanto a pranzo la domenica, esatto, perché c'è qualcosa da fare prima. Insomma, è vero, riconoscerci ancora una volta come eccellenza non solo qui in Campania ma nel mondo, perché poi ecco il Museo di San Gennaro e le ricchezze che conserva all'interno non le troviamo facilmente altrove. Assolutamente no. Diventa, come diceva lei, un unicum. Al di là degli argenti ci sono i gioielli. Il tesoro di San Gennaro è considerato il più importante al mondo, superiore a quello della corona d'Inghilterra. I gioielli poi sono un mondo a parte, esposti nel museo. Senta, lei prima toccava un tasto molto interessante che riguarda il marketing, qualcosa che i paesi europei, mi riferisco in particolar modo per esempio al Nord Europa, conoscono bene, perché attraverso poche, a volte pochissime opere, pochissime attrazioni, comunque riescono a catalizzare l'attenzione del mondo intero.
penso a grandi città come Stoccolma, penso a grandi città europee che non hanno però la nostra storia. Noi abbiamo tanto da imparare, tanto da scoprire della nostra città, però a volte non ci avvaliamo del mezzo comunicazione, diciamo anche marketing da questo punto di vista. Sì. Stiamo imparando qualcosa in più? C'è stata una rivoluzione, possiamo dire un'inversione di tendenza da questo punto di vista? Assolutamente sì, basti vedere che oggi direttori dei musei importanti di Napoli, vi è Sylvain Berlinguer di Capodimonte, che è straordinario, è straordinario. E Paolo Giulierini del MAN, del Museo Archeologico Nazionale, che è un altro direttore di grandissima caratura. E proprio con loro stiamo interlacciando rapporti di... per collaborare in sinergia. Quanto è importante, ecco, per fare sistema in rete. Col MAN in particolare, col Museo Archeologico Nazionale, giorni fa è stata presentata la mostra dei Longobardi. Noi partiremo con una mostra che si chiama Aspettando i Longobardi, ovviamente collegata a San Gennaro. Faremo un biglietto integrato, quindi significa che comunque ci si comincia a muovere in questo senso. Ed è importante anche creare delle iniziative collaterali alla visita di un'opera, alla visita di un museo di questo tipo, cioè delle attrazioni, qualcosa che possa comunque incentivare l'afflusso. Sì, io credo che il punto nodale è quello che oggi chiamano, una parola bruttissima in americano, storytelling, cioè sì, i musei vanno raccontati. Se non vengono raccontati non si comprendono, diventa una mera esposizione. Diventano asettici e non hanno anche l'effetto emozionale per lo spettatore. Raccontare il museo significa raccontare come si è creata una collezione, come si è arrivati a quella collezione. E la vita degli autori. Quello che è interessante è soprattutto la vita, no? Che ha vissuto un autore prima di arrivare alla realizzazione. Conoscere la storia, quindi solo attraverso la conoscenza della storia capire dove siamo adesso. È importante avere consapevolezza delle nostre radici. E in questo modo noi creiamo la storia di Napoli, l'essenza di Napoli, che ha delle radici antichissime ed è una città da raccontare. Da raccontare assolutamente. Il prossimo evento, l'ha detto lei anche a noi, a Claudio, Aspettando i Longobardi. Quindi sì, si racconterà quest'altro pezzettino della nostra storia. Sì. Oltre questo evento? Oltre questo evento devo dire che è un evento che collima con il compleanno del museo che noi festeggiamo ogni 8 dicembre, ma poi c'è un'altra iniziativa che voglio raccontare perché fa parte di quello che è la mia idea e l'idea anche degli altri. Abbiamo creato la Via dei Musei. Via Duomo è ormai una via dedicata ai musei, 6 realtà che si sono messe insieme in un comitato per dare ancora di più sistema. Io credo che sia molto importante che il territorio sia valorizzato da coloro che ci lavorano all'interno. Anche per dare un'idea d'insieme, no? Quando si cammina per Napoli, lo diciamo sempre, qui in studio è un museo a cielo aperto. Quindi creare questo fil rouge, questo collegamento. Sì, ma soprattutto questa dinamica, no? Un conto è andare nel museo specifico, un conto è camminare in una strada che Via Duomo che penso Via dei Fori Imperiali a Roma. Esattamente, ma immaginate che dal Museo Filangieri al Piemonte della Misericordia, ai Girolamini, al Museo del Tesoro di San Gennaro, al Madre, quale concentrazione straordinaria, bellezza di musei che uno può vedere in una sola strada. È un viaggio nel tempo. Riuscire poi a guardare con occhi diversi anche la nostra città, accorgersi anche delle differenze di età, no? Attraverso come i monumenti, no? Raccontarli appunto ai nostri figli, è importante respirarli. Assolutamente. Grazie al direttore Paolo Iorio che appunto ci ha illustrato parte di tutto ciò che è conservato come patrimonio storico-culturale all'interno del Museo di San Gennaro. E che certamente raggiungeremo in questo weekend perché ho proprio voglia di scoprire nuove cose. E ricordiamolo a questo punto, direttore, anche se avete cani, non c'è problema. Sì, e poi un'altra cosa, noi non siamo mai chiusi, aperti tutti i giorni. Domenica mattina, tutti i giorni. Secondo me il turista quando arriva a Napoli non deve avere le porte chiuse, quindi aperti tutti i giorni. Non c'è proprio dubbio su questo, mi sembra la cosa più importante. Grazie ancora. Grazie a voi. Restate con Mattina 9, pubblicità.